Simona Ventura, proposta matrimonio a Ballando, Giovanni me l'ha nascosto. Non solo Ballando con le stelle per Simona Ventura, ecco cosa ha in serbo il futuro per lei. Simona Ventura si è classificata al secondo posto con il ballerino Samuel Peron nella finale di Ballando con le stelle andata in onda sabato 23 dicembre, battuta solo dalla coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Ma nonostante ciò può dirsi soddisfatta per il suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci. Ora, una volta terminato questo impegno, può continuare a presentare Citofonare Rai 2 insieme alla sua collega e amica Paola Perego e pensare anche al documentario con il suo compagno Giovanni Terzi. Ma non è tutto. Infatti, Simona ha parlato nuovamente del matrimonio con il giornalista. Simona Ventura svela la sua sorpresa e felicità per la proposta di matrimonio, è come vivere una favola. Dopo tanti anni di chiacchiere riguardo il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, questa volta ci sarà e verrà celebrato nel 2024. A rivelarlo al settimanale Di Più sono stati proprio i diretti interessati, con la conduttrice di Citofonare Rai 2 che dopo aver detto che il giornalista le ha cambiato la vita si aspetta un anno felice insieme a lui. Queste le parole sulla proposta di matrimonio fatta in diretta a Ballando con le stelle su Rai 1. Per me è stata una grande emozione, una sorpresa totale. Giovanni è stato molto bravo a tenermi nascosto tutto. In questi anni avevamo parlato tante volte di sposarci, però ogni volta c'è stato qualche impedimento e avevamo rimandato. Ma ora non me lo aspettavo proprio, è stata come vivere una favola. E poi l'avventura ci ha tenuto anche a dire il giorno e il luogo delle celebrazioni. Dopo Ballando con le stelle è in programma il matrimonio, Simona Ventura svela i dettagli. Simona Ventura, che sta vivendo una fase d'oro dopo Ballando con le stelle, ha poi voluto svelare ai lettori di Più quando e dove farà il grande passo insieme al suo compagno Giovanni Terzi. Ci sposeremo il 6 luglio 2024 sulla Riviera Romagnola, dalle parti di Rimini, il nostro luogo del cuore, dove andiamo in vacanza ogni estate. Però la conduttrice ha detto con tutta sincerità che non hanno ancora organizzato nulla perché sono stati molto presi fino a pochi giorni fa dalla loro esperienza a Ballando con le stelle. E poi l'avventura ha definito il percorso nel programma di Milly Carlucci meraviglioso e che, nonostante abbia fatto 70 programmi in televisione, questo le rimarrà nel cuore perché le ha fatto riscoprire emozioni che non provava da tempo, con la spensieratezza e anche il tirar fuori i sentimenti più profondi. Dunque, Simona Ventura e Giovanni Terzi saranno attesi da un 2024 che si preannuncia entusiasmante tra le nozze e i vari impegni lavorativi che li vedranno impegnati nel cinema e nel giornalismo. Vedremo se i due offriranno tramite altre interviste o con i social ulteriori aggiornamenti sul loro matrimonio e sui progetti professionali.